allora cerca di fare qualche cosa. Fatemi un passo indietro, per favore. Esatto. Fatemi venire il sindaco. Ma per carità, io la faccio. Aspetta, lì c'è il nome in volo per terra. Aspetta, permessi, non faccio. Allora, come sono? Ciao. Come ho già detto ai ragazzi che ho incontrato prima sopra. Come ho già detto ai ragazzi che ho incontrato prima sopra e che ringrazio perché sono stati particolarmente educati, la mia posizione l'avete letta sui giornali nei giorni scorsi. Quindi, signora, questa è la voce che ho. Lasciatelo parlare, cazzo. Il microfono. La mia posizione l'avete già letta nei giorni scorsi, dove ho detto che sono contro a nuove aperture di centri di accoglienza. Allora, l'avete letto, lo sapete, gliel'ho detto anche a loro. Un ragionamento col prefetto, un incontro col prefetto per capire quali siano le intenzioni, non lo nega nessuno perché ha già ricevuto cittadini e cittadini, quindi l'impegno che ci siamo presi con i ragazzi prima è quello di andare a parlare col prefetto e ribadire questa nostra posizione. Punto. Poi voi sapete benissimo che il comune su questi aspetti non ha nessun tipo, purtroppo o per fortuna, non lo so, di potere. Quindi mi sono impegnato con i ragazzi ad andare a parlare in prefettura. Questo è quello che posso fare, questo è quello che farò assieme a loro. Scusi. Ma lei praticamente non ha nessun potere. Io su questo argomento no. È così, questo è. Questi non hanno parte. Perché questi non hanno parte. Sia Imperia, Genova e a Roma non hanno parte. Cerchi di mettercene un pochino lei, abbia pazienza. Guarda, ce l'abbiamo messa e te lo sto dicendo e lo sto detto anche a loro prima. Lo stiamo facendo. Scusi, lei ha detto che è contro il nuovo centro di accoglienza, giusto? Che cosa vuol dire? Che quello di Bevera deve stare ancora 15 anni? Allora, questo aspetta. Allora, ascoltami. Basta. Il centro di Bevera evita in parte che siano tutti in centro città. Ma ci vengono io. Aspetta. Però fammi finire. Per la prima volta a luglio si sono verificate una diminuzione degli sbarchi. Per la prima volta in questo mese è un dato, registriamo una diminuzione degli arrivi e in chiesa, perché quando ci manda il dato comunque lo chiediamo, è sempre minore, idem vale per il centro di Bevera, ok? Se questo è il percorso, e ti ripeto, noi su quello non ci possiamo fare un belin, se quello è il percorso vuol dire che si può entrare in un aspetto, non ti dico ritornare alla normalità, però diminuire il disagio per tutti. Io sono ignorante, non sono un politico, non so niente di queste cose, ok? Basta, cazzo! Un attimo, faccio una domanda. Sei il nostro sindaco, ok? Io non ti ho votato, però ti rispetto perché sei il nostro sindaco, ok? Dacci un consiglio e prendi le nostre parti. Che cosa possiamo fare noi per mandarli via? Cosa possiamo fare? Allora, quello che possiamo fare noi, questo modo per mandarli via, così come stai pensando te, secondo me è proprio poco, ti dico. Quello che possono fare, come stanno facendo, è, e l'abbiamo detto e lo sostengo, è diminuire gli sbarchi come stanno facendo. Questo è l'unico modo, questo è l'unico sistema che tu puoi avere. Altrimenti per noi è dura. Per noi è dura, non ti vengo a raccontare delle palle. Per noi prima o poi scoppia un casino, lo so. Prima o poi scoppia un merdone che non sta né in cielo né in terra. E guarda che lo sappiamo. È l'unico, è lei che può tirare fuori tanto così di palle. Abbia pazienza. Lo sappiamo, ma non è mettendoti di traverso, perché tanto continua ad arrivare. Allora, se il lavoro che stanno facendo sta portando dei frutti e stanno diminuendo gli arrivi, vuol dire che qualcosa si è mosso. Poi il problema qua è la gestione, esatto. E gestirlo è un casino, esatto. E
gestirlo noi. Quando non arriveranno più i soldi dall'Europa, allora è un'altra cosa, è un'altra cosa. Quando non arriveranno più i soldi dall'Europa, questi cosa fanno? Ci hai detto che noi comune non possiamo fare niente e siamo d'accordissimo, però il comune con i soldi nostri pulisce il fiume. I soldi, ascolta. Poi non ci sono i soldi per la spazzatura. Aspetta. Ci avete aumentato la spazzatura. Aspetta. Io capisco un bilancio. Lo ascolta, ti dico una cosa. I soldi, no. I soldi che vengono utilizzati per la pulizia del fiume ci vengono.